Gianfranco Carpine è l'autore del libro Un incontro diabolico. In questo romanzo si narra la storia di una donna poliziotta divisa tra impegnative operazioni di polizia e la vita di mamma single. Signor Gianfranco, ci parli un po' di lei e della sua vita? Sono un uomo adulto, nel senso che ho passato i 60. Ho avuto una vita di viaggi, ho viaggiato sempre per lavoro, facevo l'informatore farmaceutico prima di andare in pensione, però ho sempre avuto la passione della scrittura e soprattutto anche del leggere. E al liceo ero molto bravo, i miei temi venivano letti nella scuola, non nella classe, nella scuola. E quindi avevo già una, come dire, una predisposizione alla scrittura. Per cui andando in pensione ho pensato di riesumare i miei ricordi liceali e di università e quindi poi di dedicarmi alla scrittura. Per cui ho messo assieme questo romanzo che ho pubblicato con voi. La storia si rifà a qualche esperienza personale su cui poi ho innestato tutto un racconto, ovviamente di fantasia, ma molta fantasia, nel senso che il personaggio in realtà non è una poliziotta, ma fa tutt'altro. Come e quando ha deciso di diventare scrittore? Come dicevo prima, ho deciso di diventare scrittore quando sono andato in pensione, poiché non volevo fare il pensionato che va al laghetto a fare la pesca sportiva, oppure al circolo degli anziani a giocare a bocce, e ho pensato che potevo fare qualcosa di meglio mettendomi a scrivere, e quindi è venuto fuori questo romanzo, che in realtà fa parte di una trilogia, perché i romanzi in realtà sono tre, che concludono la trilogia del personaggio Marta, Ho capito. della poliziotta Marta. Questo è il secondo pubblicato con voi. Quali sono i motivi che l'hanno spinta a scrivere questo libro? E sono stati motivi, come dire, dovuti a, come dicevo prima, a un'esperienza personale, nel senso che il personaggio femminile esiste veramente. Ho iniziato pensando di scrivere un'autobiografia, però poi mi sono reso conto che l'autobiografia mia poteva interessare poco, nel senso che io sono una persona sconosciuta, per cui ho pensato bene di trasformare questa vicenda, trasformarla e dargli un contesto, una narrazione, come dire, poliziesca, creando questo personaggio della poliziotta Marta, Quanto tempo è stato scritto questo libro? insomma. Ci ho messo poco, un paio di mesi. Ci può raccontare un aneddoto curioso legato al suo libro? Se vogliamo, la curiosità può essere data dal fatto che il romanzo si svolge tra le mie zone, quindi la Lombardia e la Puglia, Bari e dintorni di Bari, Sì. dove che io in realtà non conoscevo. Quindi come dire, la cosa un po' curiosa è che io, per scrivere il libro e descrivere le varie zone di Bari e i dintorni, Polignano a Mare, sono sceso, prendevo l'aereo al mattino, scendevo a Bari, noleggiavo la macchina e giravo per la città per conoscere e poi per descrivere le vie, i quartieri e i dintorni, e poi riprendevo l'aereo la sera per tornare a casa, insomma. E questo l'ho fatto 5-6 volte per arrivare alla conclusione della mia storia. Ci può riassumere in una frase cosa rappresenta per lei questo libro e cosa vorrebbe che significasse per i suoi lettori? Ah, per me vorrei che significasse magari la nascita possibilmente di uno scrittore che abbia un certo successo, non lo so, visto che sono riuscito a farmi una trilogia e sto scrivendo un quarto romanzo che è completamente slegato da questo personaggio, insomma, riesca a diventare uno scrittore
con una certa fama e che riesce a essere, cioè, abbastanza presente nelle librerie. E per i miei lettori vorrei che significasse che tutto sommato si può ancora credere nelle persone e, se vogliamo, anche nell'amore, che insomma, nonostante tante situazioni, ha ancora una sua importanza. Un incontro diabolico di Gianfranco Carpine è acquistabile sul nostro sito www.booksprintedizioni.it.